Buona domenica, mister. Ecco, arriva un pareggio che interrompe la striscia di sconfitte consecutive, però è un peccato, mister, oggi, perché soprattutto per quanto fatto dal Fiorenzuola nella prima frazione di gioco, tante occasioni, il rigore sbagliato, poi nel secondo tempo un'altra partita dovuta probabilmente a un calo fisico da parte dei suoi ragazzi. Sì, sì, hai detto tutto, dai, i ragazzi hanno fatto veramente una partita epica, no? Sotto l'aspetto caratteriale, perché hanno fatto un primo tempo di altissima qualità, dove obiettivamente abbiamo avuto diverse occasioni per far gol, al di là del rigore in sé, e abbiamo finito il primo tempo 1-1, dove dovevamo sicuramente essere avanti, magari anche con più di un gol. Poi nella ripresa siamo calati fisicamente, in mezzo a volte passa per scontato, ma abbiamo 3 giocatori disponibili, che sono Buontempi, Fiorini e Piccinini, che sono 2003-2001, che non vuol dire niente l'età, ma sicuramente fisicamente reggere 90 minuti all'intensità con la quale hanno giocato la prima è molto difficile senza potergli dare un supporto. Abbiamo iniziato con 7 under, c'è una squadra in questo momento con non grandi numeri di giocatori, ma con un grande cuore. Altre partite, onestamente, che abbiamo perso, le ultime, dire che non meritavamo non mi piace, però sicuramente hanno avuto l'atteggiamento come oggi, solo che non siamo riusciti a far gol, perché anche col Pontedera abbiamo avuto tante occasioni, con la Carrarese abbiamo avuto tante occasioni, quindi è una squadra che sta veramente raschiando il barile. Sono orgoglioso di loro e sono contento di come sono ripresi. Venivamo da un 4-0 in casa con gli ultimi 20 minuti brutti, e venivamo da, dopo 7 minuti prendiamo di nuovo gol, la prima volta che arrivano in area. Una squadra giovane potrebbe buttarsi giù, invece hanno avuto una grandissima personalità nel rimetterla in piedi e nel continuare a giocare, e poi nella fase finale hanno lottato per mantenere il risultato. Ecco, volevo proprio arrivare a questo punto, perché oggi quello che mi ha sorpreso di più è stata la reazione dopo il primo gol subito, anche perché in un periodo come questo è tutto più complicato, tanta pressione addosso, vai subito sotto di fatto alla prima occasione per gli avversari, molte squadre si sarebbero sfaldate, la sua no, mister, trovato subito il gol del pareggio, poi di fatto avete dominato tutto il primo tempo. Infatti sono veramente contento di questo, perché ripeto, è una cosa di solito che le squadre esperte riescono a fare, e noi con tanti giovani in campo hanno reagito da squadra esperta, e sono contentissimo, perché reagire in quel modo, avere proprio la qualità, perché poi non è che hanno reagito solo di agonismo, ma proprio di qualità nel ricreare tante occasioni da gol, è una soddisfazione per un allenatore. Per cui sono dei ragazzi veramente che sono da elogiare. Consideriamo che non siamo salvi per niente, dobbiamo ancora fare qualcosa, e purtroppo quello che mi dispiace è che questo gruppo da febbraio veramente ne ha viste di tutti i colori, e dire se avessimo avuto tutti non è una cosa che mi piace, che non ho mai fatto, però obiettivamente avremmo meritato di finire come abbiamo iniziato la stagione, non per i risultati ma come totalità del gruppo. Però rimane che ci stiamo unendo, rimane che dei giocatori giovani si stanno crescendo, perché imparano a vivere determinate partite, quindi quando arriveremo al risultato finale della salvezza esulteremo come dei matti, e questi ragazzi sicuramente si sono fatti un bel bagaglio d'esperienza. Ecco, questa può arrivare nel turno prossimo. Volevo fare un'ultima battuta, perché arriva un altro scontro diretto contro Torres. Vincere sabato significherebbe mettere 7 punti su Torres, appunto, che in questo momento occupa l'ultima piazza per la salvezza anticipata, e potrebbe essere la lungo decisivo, mister. Sì, no, l'ultima in realtà ce l'ha rispesa, che ha 33, quindi attualmente ne abbiamo 6 dalla rispesa. No, ovvio che la Torres, andando a 7 in 3 partite, sarebbe finita, 42 saremmo salvi sinceramente, ma noi dobbiamo pensare a giocare come oggi. Spensierata è impossibile, consapevoli di quello che comunque ci andiamo a giocare, sapendo che comunque gli altri devono vincere, noi vogliamo vincere, che è una linea sottile ma molto importante, quindi rimanere compatti, uniti, concedere poco come stiamo concedendo ultimamente, e cercare di fare la partita come oggi, sapendo che hanno da raschiare, perché comunque si rientrerà Sartore dalla squalifica, però la lista degli infortunati non diminuirà. Ecco, oggi abbiamo ripreso Potop e Cavalli, che poi ovviamente sono venuti i crampi, perché stiamo forzando un po' i rientri per cercare di essere
il più possibile, e questo è una cosa che devo ringraziare i ragazzi, perché si sono messi tutti a disposizione e sappiamo che più o meno finiamo l'anno quelli che siamo adesso, difficilmente qualcuno ci verrà a dare una mano, e sono giocatori molto importanti quelli che abbiamo fuori, non perché debbano giocare, ma magari nei cambi, nelle rotazioni ci possono dare una mano. Grazie mille, mister. Domenica è come quella di oggi.